botto di 17 punti al Palamano non succedeva da 4, 5, 6 anni, forse non so se sia mai successo. Comunque adesso Tavernari, 53-68, va Cuccarolo, scambio per Loschi, si gira, sbaglia, recupera però Tavernari, palla per porta, la porta in slalom, realizza, fallo e canestro. Giddens marcato subito da due uomini, va Giddens che realizza, un'esplosività nelle gambe enorme per questo Giddens. Porta mezzo a due avversari, si libera bene, poi fallo di Scanzi, fallo e canestro, Scanzi al quinto fallo, va fuori. Palla bella in diagonale per Jenkins che si è liberato, cerca il tiro, sbaglia, recupera Lombardi che realizza, bella la palla di Lombardi, si è alzato in cielo. Fernandez si libera bene dell'uomo, cerca la bomba, la trova, giustamente. Porta, palla e canestro, fallo di Fernandez. Baldassarre prova a girarsi, Baldassarre scarico per poi porta sotto per Baldassarre che realizza, 64-76, più 12 Brescia. Palla per Baldassarre da 3, realizza Baldassarre, realizza Baldassarre, time out per Brescia. Borchic contro Baldassarre, lo fa girare, sbaglia però, porta, palla persa da porta, siamo al rugby, questo è proprio rugby signori. Sorrentino ha preso il posto di porta, poi Baldassarre che realizza, bella la palla di ghiacci per Baldassarre. Meis butta dentro, sbaglia però Baldassarre c'è, più 7 Brescia, torna sotto a scafati. Palla per Loschi contro Sorrentino, si fa incontro Jenkins contro Busciati, lo punta, triplica la marcatura Scavagli, poi Borchic che realizza. Va Meis, si butta dentro Meis, palla poi per Busciati, tira da tre Busciati, realizza Busciati, più 6 per Brescia. Una presenza, solo una presenza fisica, non mentale, visto che poi in realtà non ha prestato nessuno. Baldassarre da 3, realizza! Patrick! Baldassarre! 80-77! Fischi del Palamangolo per Jenkins, per Brescia! Realizza però Jenkins adesso! Ace! Per ghiacci da 3, realizza ancora ghiacci, mano calda gli scafati in questo quarto, sembra tirare in piscina, 2 su 2, 1 è il punto di vantaggio di Brescia, 82-81, 2 su 2 di Jenkins, poi Meis. Messi da 3, sbaglia il tiro, recupera Lombardi, palla per Jenkins che realizza. Realizza anche Busciati, time out per Brescia. Il miracolo vorrebbe che Berkic li sbaglia entrambi e Scafati vai supplementari con la bomba da 3. Non succede così, prima lo mette. Ghiacci. Meis da 3, realizza, 3 secondi, finisce la gara, vince Brescia. Jenkins sbaglia il primo, mette il secondo, finisce la gara, vince Brescia, mi sento dire meritatamente. Scafati perde per delle amnesie enormi nel terzo quarto e per metà del quarto quarto.